Federico Giudiciani, fotografo. Siamo con lui alla inaugurazione della mostra Materie a Brugherio, la parte della mostra dedicata al ferro. Ecco, Giudiciani insieme a Piera Biffi è stato curatore della mostra itinerante fotografica che accompagna questa serie di esposizioni dedicate al senso della materia nell'arte contemporanea. Benissimo. In qualità di fotografo, com'è occuparsi? Cosa significa occuparsi di un tema di questo tipo, quindi della materia? Qualità di fotografo, innanzitutto si ha sempre il dubbio di non essere mai all'altezza del ruolo che si va a intraprendere, a occupare. È una cosa molto emozionante, molto interessante, è un momento di crescita, di confronto nei confronti, con giro di parole, dei colleghi coinvolti, perché siamo sette fotografi che io e Piera Biffi abbiamo curato per far fronte a questa mostra. Sì, il tema materie è difficile per un fotografo perché è poco materico. Finché si trattava come il progetto precedente di colori, viene un po' più spontaneo ragionare in versione cromatica. In versione materica è un po' più complesso. Come ha interpretato il tema del ferro? Non solo immagine, ma anche un particolare tipo di stampa. Sì, ho fatto una ricerca molto interessante che da tanto tempo che mi frullava in testa, che è il rapporto del ferro, del metallo a suo tempo, pensavo, con l'uomo. Quindi mi sono avvicinato alle persone che fanno piercing, ho cominciato a frequentarli e mi è venuta l'idea di fare questo confronto fotografico fra ferro, uomo e oltretutto stampare il tutto su una lastra di metallo arrugginita. Il che dà un impatto, vediamo, cromatico molto scuro, come dalle foto dei suoi lavori che vediamo, intravediamo qui alle sue spalle. Sì, diciamo che il tono si abbassa leggermente, come potete vedere, si incupisce, si ingrigisce perché la lastra, essendo in metallo, ha un fondo grigio, diventa molto forte il contrasto fra la parte arrugginita dove la stampa non va a coprire e la parte dove c'è l'immagine. Quindi questa ruggine dà la sensazione di materia, quindi è un ferro nel ferro il lavoro. Un ferro nel ferro, benissimo. Ringraziamo Guido Giudiciani. Grazie a voi.